Salve amici, bentornati nel canale. Oggi sono nuovamente nell'orto e sto ammirando il mio lino. Credo sia arrivato il tempo di mietere. Vi invito comunque ad iscrivervi al canale ed attivare la campanellina, così da ricevere le notifiche per rimanere sempre aggiornati. Da molti anni semino circa 20 metri quadrati di lino ed è abbastanza per il mio fabbisogno personale e familiare. Per fare questo video ho impiegato circa 4 mesi, e cioè raccogliendo gli spezzoni dalla nascita alla crescita, fioritura, ed ora vado a raccogliere. Dopo la fioritura la pianta produce questi boccioli. All'interno di essi si nascondono i nostri semi di lino. Inutile elencare le proprietà benefiche che hanno i semi di lino, dall'alimentazione alla cosmetica, bellezza e curative. Dopo 4 mesi dalla semina, i nostri boccioli sono tipo giallini. Non è ancora il tempo, devono diventare beige, marroncini. Quando i boccioli di lino raggiungono questo colore beige marroncino, sono pronti per la mietitura. Io però, ancora non contenta, vado ad aprire un bocciolo e vedete, i semi si staccano da soli e sono belli grandi. Con una semplice falce vado a tagliare gli steli. E li ripongo lì, semplicemente per terra, adiacenti alla zona dove sto lavorando. Continuo a falciare. Ed assimilare il raccolto. Una volta aver finito di raccogliere, vado a formare dei mazzetti che lego con uno semplice spago. Li faccio diventare piccoli fasci e li posiziono in un luogo ombreggiato, a testa in giù. Dovranno rimanere così per circa un mese, per poi procedere con la pulitura, che comunque è un qualcosa che farò vedere in un prossimo video. Grazie amici per aver guardato il video. Ciao, alla prossima!